Ciao a tutti, buonasera da Youplacraft. Allora, come al solito, siamo io Claudia e dietro la telecamera Ci sto io, tranquilli che c'è non il scappo. Sor Leandro che come sempre alla regia. E niente, allora ci troviamo qua. Innanzitutto è la prima diretta del nuovo anno, quindi è un po' tardi per fare gli auguri. Comunque, buon proseguimento di nuovo anno, diciamo così. E niente, siamo qua stasera perché dopo l'ultima diretta, che era quella natalizia, abbiamo pensato di fare un video per mostrarvi alcune delle prime novità di questo anno, che hanno a che fare un po', come avete visto, con i sentimenti, ma non proprio, diciamo. Non è solo visto come avete visto dei cuori, avete visto delle scritte sempre insieme, ma non è, diciamo, un amore. Come si dice, solo di coppia. Il nostro è una visione un po' di un amore un po' più generico, un po' più generale. Quindi sono delle decorazioni nuove che vi accompagneranno nei prossimi mesi e poi ovviamente ci saranno altre novità che però vi sveleremo via via durante il corso dell'anno, perché non è che possiamo farvi vedere tutto e subito, anche se so che a voi piacerebbe. Io intanto saluto Gianna e saluto Ciao. Vania. Ciao, io ovviamente non vedo il monitor, quindi Leandro è oltre alla regia anche fa i saluti e io mi accodo. E niente, allora, che facciamo dalla regia? Possiamo partire? Porca Aspettiamo un miseria, altro vai, po'? vai, Tanto parti, sto... presentiamo. Così Partiamo! le mandiamo anche a cena presto Sì, stasera, dai. stasera sì, vediamo se ci riusciamo e vi facciamo fare aperitivo e anche cena, così non brontolate. Allora, partiamo subito dall'acrilico o dai legnetti. Facciamo decidere a Un Leandro. saluto a Patrizia, Ciao partiamo dai Patrizia, legnetti. dai legnetti. Ah, Così. legnetti che ci mancavano un po' ultimamente perché mancavano alcune cose, specialmente le frasi, e quindi abbiamo voluto fare dei nuovi set proprio di frasi che comunque vi piacciono tanto sia in italiano che in inglese. Allora, io se il regista mi... Sono pronto, vai Ah, ho tranquilla. sempre paura che non sia... Io mi Io accingo a sono sempre prendere i pronto. miei due cartoncini, che ormai sono i miei compagni delle dirette, a seconda che il caso mi debba far vedere, ho il cartoncino nero o il cartoncino bianco. Allora, partiamo dai legnetti. Io scompaio un attimo dal monitor, così vado a prendere dalla mia scatola delle novità quello che devo farvi vedere. Allora, partiamo dai legnetti. Si è bloccata la cosa, ok, ripartita. Si era bloccata un attimo l'immagine. Ok, posso andare? Vai, vai. Allora, andiamo. Ovviamente anche stasera ci sarà il solito spacchettamento, forse non di tutto, ma di alcune cose sì. E partiamo innanzitutto con quello che vi dicevo, cioè due nuovi set di frasi. Allora, partiamo subito con questo in italiano, che è le frasi ciò che amo, che non si chiamano ecco proprio amore, perché vedrete che poi non è solo l'amore di coppia, ma è diciamo un amore un po' più generico. Allora, io vado a spacchettare. Questo ve lo sorbite anche nel 2019. Anno nuovo, ma le regole sono sempre le stesse. Lo spacchettamento c'è. Allora, questo è un set di 5 frasi. Scusate che non mi ricordavo. Che comprende i baci e abbracci, amore senza fine, che sono quelle un po' più romantiche. Però, come vi dicevo, è anche un po' l'amore in generale, quindi anche l'amore per questo momento, quindi amo questo momento, fai ciò che ami e le cose che amo. Quindi, come vi avevo promesso, non è solo l'amore di coppia, più strettamente quello che andremo ad avere per San Valentino e quindi proprio degli innamorati. Un saluto a Barbara nel Ciao frattempo. Barbara! Ciao Barbara, benvenuta. Ecco qua. Io scusate, sono un po' lenta, ma guardo anche il monitor per vedere se riesco a mostrarvele Tu non devi bene. guardare il monitor, sono io alla regia, quindi. Vabbè, ma io mi devo rendere conto No, se no, tu devo... non ti devi rendere conto, fai Niente, quello e perfetto, basta. io niente, faccio vedere e parlo e basta. Poi dopo se non si vede niente o si vedono male le decorazioni, prendetele con le anche. Esatto. Allora, questo è il primo set di frasette. Poi abbiamo sempre dedicato, diciamo, al tema diciamolo così, dell'amore, dai, del sentimento dell'amore. Perché noi ci vogliamo Abbiamo, bene e vi perché noi ci amiamo, e vogliamo ci bene, amiamo anche, esatto. vai. E queste qui che sono delle frasi love. Vania dice che già questo gli piace, mentre Patrizia ci fa un bel cuoricino. Grazie ragazze. E queste invece sono in inglese perché abbiamo scoperto che vi piacciono le frasi in italiano. Ma se poi iniziate a fare un mini album o qualcosa con dei timbri in inglese, vi piace anche avere i legnetti in inglese. Quindi,
per questa volta abbiamo fatto un po' di la doppia lingua, ok? Anche qui abbiamo delle frasi dedicate all'amore, però molto generico. Abbiamo love memories, do what you love, all you need is love, come recita anche una famosissima canzone. Un saluto a Daniela, ciao Daniela, Ciao, benvenuta. things I love e love always. Quindi, come vedete, si adattano bene a ogni tipo di lavoro che non è strettamente, cioè sia Skype ma anche non, però anche per mini album, per un momento, per dedicate anche ai momenti di famiglia, ai figli, agli amici. Quindi vedete che si adattano molto molto bene. Un saluto a Laura, Laura mi fa piacere che sei arrivata, quindi ti sei Ciao, salvata. ciao Laura. Mettiamola così, perché Ok. dovete capire che mentre Claudia leva tutte queste cose, io ce l'ho con il nostro DT per una serie di cose perché sono un rompiscatole io, quindi sono contento che Laura è presente. Ok, allora io vado avanti mentre tu parli con il nostro DT E facendoci saluto anche vedere. Nicola, Ciao saluto anche Nicola, Nicola. visto che è arrivato anche Nicola. Ciao Nicola. Che sono questo set di chiamiamoli banner che ora Chiamiamoli banner, solo si chiamano banner, banner, cioè lo non è che le so. devi chiamare in modo diverso, si chiamano Anche banner. queste con le parole intagliate, anche queste un po' miste con la parola kiss, love, amore, baci e poi due generiche con il simbolo del bacio a bracci e che è un po' diciamo il filo portante di queste nuove decorazioni e i cuoricini che non fanno mai male. Sono dei bannerini che hanno già anche il forellino, quindi potete mettere dentro un nastrino, potete appenderli, quindi Faccio un portachiavi, che ne so, faccio un cioè, pensiamoci un portachiavi. po'. Come più volete, lo sapete che i nostri legnetti sono molto versatili, che si possono usare sia nello scrapbooking ma anche negli altri hobby creativi. Quindi dovete veramente liberare la vostra fantasia perché hanno molteplici, molteplici usi. Grazie Io ringrazio Patrizia e Vania che hanno detto che sono carinissimi, mi piacciono, quindi ragazze. grazie Patrizia, grazie Vania. E niente, allora io proseguo, Poi tanto ci sarà stasera la carrellata Sì, del... ovviamente. Ciao Ermelinda, benvenuta. Ok, Abbiamo anche ciao. Ermelinda. Abbiamo un sacco di gente che ci segue, hai visto che bello? Allora, sempre Vai. diciamo dei legnetti, però un po' maxi. Abbiamo fatto queste due serie, sempre dei baci a bracci, perché vi ho detto un po' il tema per non essere proprio solo amore, baci a bracci, che è un po' il tema di queste decorazioni che abbiamo fatto e che vanno bene per tutto, ho detto per la famiglia, per gli innamorati, per gli amici, per tutti, insomma. Perché un abbraccio e un bacio non si negano mai. Esatto, nel Allora. frattempo Gianna ci fa sapere che sono piaciuti anche a lei I bannerini. i bannerini. Quindi abbiamo queste due confezioni che sono insieme, sono due versioni del simbolo, insomma, del simbolo, chiamiamo così, del bacio a bracci e queste sono molto grandi, quindi vanno bene, insomma, anche per layout o per un decor, come magari vi faccio vedere anche un piccolo esempietto. E quindi ecco, vi faccio vedere proprio il... Poi sul sito trovate le informazioni, ci sono anche le misure, però sicuramente vi rendete meglio conto se vi faccio la comparazione con la mano. Io nel frattempo saluto Caterina e c'è Bagna che dice che questa cosa è ganza. Ah, ganza. Poi se le mettete anche doppie potete farci. Grazie. Scusa, volevo ringraziare Sì. Ermelinda perché ha detto, dice, sei il primo che mi chiama Ermelinda, Ermelinda. infatti sì, si chiama tutti E fino a Linda. prova contraria ti chiami così, quindi Ma tutti la io... chiamiamo Linda. Linda? Ah, scusami Linda. Se preferisci che ti chiami Linda, ti chiamo Linda. Io non sapevo, sai, di solito chiamo le persone con il loro nome. Perfetto, allora questi sono i due maxi legnetti e sempre per la serie un po' diciamo maxi, chiamiamole così perché sono un po' più grandi rispetto a quelle piccoline, abbiamo questo filetto tris, chiamiamolo così, che è un po' il gioco quello appunto del tris e del filetto, che però insomma c'ha un po' il tema dell'amore perché ha il cuore centrale e poi c'è il doppio, diciamo un po' questo gioco del tris ma anche dei simboli baci a Ricordiamo che tutti i bracci. nostri legnetti sono facilmente tagliabili e Sì, quindi adattabili ai vostri lavori. Per esatto. esempio, potreste, se aveste una guard, tagliare questo in questa maniera, magari dandogli anche una curva, e lo adattate nella parte superiore della guard oppure nella parte inferiore. Non so, Bravo, hai bravo. visto? Vedi che pian pianino anche Leandro ha dei guizzi creativi. Pian piano. Allora, e questo è l'altro.
Poi anche di questo vi farò vedere un piccolo esempietto, ma ve le facciamo vedere tutte, tutto all'ultimo, o lo facciamo vedere adesso? No, tutto dopo, tutto dopo, tutto Tutto dopo. all'ultimo, carrellata ad Io esempi. decido, è Leandro che mi dà la regia, quindi mi dice mostra quello, e io, Esatto. proprio come E Nicola, un'attrice con il suo... Nicola dice belli grandi, esatto, Sì, sì, Nicola. sì, sì. Abbiamo optato anche per qualcosa di grandi. E Melinda dice, Claudia ha capito chi sono, il tris mi piace. Bene, ci fa piacere che ti piaccia. Allora, io, allora, per quanto riguarda... Ciao Ornella, benvenuta pure Ciao Ornella! Ornella. Allora, abbiamo fatto una prima tranche di legnetti, dedicati un po' ai bracci e abbracci. Quindi che facciamo? Decidere sempre a Leandro oppure decido io? Ma stavolta decidi tu, dai. Questa Decido lo io. lascio a te, poi dopo decido di nuovo Va io. bene, allora dai, continuiamo un po' con questo sentimento questo sentimento del bacio abbracci e andiamo invece sul materiale acrilico. Sì, Qua Ornella, ci ovviamente, vediamo sì. domenica al meeting, stai tranquilla. Ciao Ornella. Quindi niente, allora andiamo sull'acrilico e vi faccio vedere un po' quelle che sono le creazioni più colorate che comunque iniziate molto ad apprezzare perché avete capito che anche queste hanno un grande potenziale e possono essere utilizzate veramente in tantissimi modi. L'unico vincolo è un pochino il colore che ovviamente dovete abbinare, però se riuscite fate veramente delle cose bellissime da layout e da mini album, le sto vedendo in giro, quindi ci fa molto piacere che anche l'acrilico vi stia piacendo, ok? Mi sono un Io attimo saluto Mara e Caterina e ciao ringrazio Vania. Vania ha detto, dai Leandro, buttati anche tu nel card making perché dice, hai delle belle idee. Ti ecco ringrazio, vedi Vania. Prima ecco visto o che ha poi farò lanciato qualcosa questa idea ce anch'io. la potrebbe realizzare questa Ecco, lo card in sapevo io. settimana e magari la pubblichiamo pure sulla nostra pagina Facebook. Vabbè, Io vedrò che cosa si lancerai potrà questa fare. sfida. Io prima o A poi lancerò proposito, se il sondaggione. riusciamo a raggiungere un tot di like, ok, di adesioni, tu farai la card, va Patrizia, bene? il meeting è in Emilia. Patrizia chiede il meeting dove e il meeting è in In Emilia. Emilia Romagna, sì. Allora, io vado, procedo, mi avvicino alla parte Ah, quindi andiamo di dell'acrilico. acrilico. Bene, Sì, ho bene. deciso così Hai perché deciso l'acrilico. parto, seguo un attimo il filone del bacio a braccio. Allora, qua abbiamo per l'acrilico, abbiamo fatto delle stesse scritte per l'acrilico, per questa serie, diciamo qua, due colorazioni, che dove il bianco è sempre presente, e poi abbiamo fatto una variante. Allora, abbiamo la variante fucsia e la variante bianca. Ve le levo perché so che la telecamera, queste le nostre bustine non sono il massimo. Scusa, cioè, alla Bagna dice brava, sì, dai Leandro, quindi devo darmi da fare, farò una card, promesso, dai, vi Allora, farò, ragazzi, non so se in settimana ci riesco, ma vi prometto che farò una card, ok. mentre Ornella dice no, basta, no Leandro, basta e avanza con le Ecco. idee, ok? E poi dice, Patrizia dice che vabbè, loro domenica sono in Piemonte, ma noi purtroppo in Piemonte non ci siamo, No, siamo mi dopo dispiace, siamo tanto in tempo Emilia in Emilia. purtroppo. Allora, questa è la prima. Ecco, guarda che effetto che ho fatto stasera con il doppio cartoncino. Effetto bianco-nero Bianco nero, aspetta, lo voglio mettere così, così ancora più più preciso. effettoso. Più effettoso, sembra prima del lavaggio e dopo il lavaggio, cioè che è scolorito, però. Ok, queste sono le due versioni degli XOXO, chiamiamolo così, che è un po' brutto da dire, però a vederle è molto carino. Poi, ovviamente, c'è il tema del cuore. Allora, proseguiamo sempre con l'acrilico e anche per l'acrilico abbiamo fatto sia delle scritte in inglese sia delle scritte in italiano, sempre per il motivo che vi abbiamo detto prima, cioè che a seconda anche dei timbri che usate vi piace fare gli album sempre nella stessa lingua. Allora abbiamo quindi, tolgo questo, sembra una, ok, due scritte che sono Forever and Ever, sempre in Forever bianco and ever, na 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 e ci na. abbiamo anche la colonna sonora. Carino. Cosa volete di più? Che tutte e due sono satinate e questo è un rosa un Ringrazio attimo Mara che ha fatto scuro. il cuoricino e Vania che ha fatto un maialino con gli occhi a cuore. Oh, Fatto senti, anche il maialino con gli occhi a cuore, via. che carino.
Nicola ha detto che siamo dei geni. Ora, Nicola, io vorrei capire, siamo dei geni per cosa? Ecco, spiegaci. Spiegaci il motivo, Nicola, per cui siamo dei geni. Io ti ringrazio per i geni, ti ringrazio moltissimo, ma vorrei capire veramente il perché siamo dei geni. Ora ce lo spiegherà. E ha aggiunto subito sotto spettacolo. Ecco. Quindi probabilmente siamo dei geni per le cose prodotte. Mara ci dice che meraviglia. Ah, grazie ragazzi, contenti, grazie, guarda. Grazie. Quando grazie. Riceviamo queste cose, obiettivamente siamo veramente contenti, perché comunque ci impegniamo parecchio a trovare nuovi prodotti, nuove idee, nuove, anche nuovi materiali a volte. E, insomma, ricevere i vostri complimenti ci fa piacere. Certo, infatti ci dà sempre degli belli stimoli per creare sempre delle cose nuove. Allora, continuo con l'inglese e andiamo con questa scritta, Hugs and Kisses. Sempre. Che significa? Pace e abbracci. Bravo, bravo. Interrogato, volevo essere solo e anche questo abbiamo optato per il bianco, che comunque è, diciamo, quello neutro che potete abbinare tranquillamente con tutto, e poi anche una nota di colore abbiamo fatto questo fucsia molto sparato, che però ora non so se si riesce a vedere, forse il video non rende, ma dal vivo è veramente veramente molto bello. Sì. Io sono innamorata di concordo, questo fucsia. Concordo. Ok, poi passiamo. Grazie, io... Vania. Scusa, allora, sì. Nicola ci dice che siamo bravissimi. Vania ha detto: sapete che siamo stati e saremo sempre i vostri sostenitori. Sì, è vero. Grazie. È vero, sono state le prime persone. Io lo continuerò a dire, perché comunque ve lo meritate. Vania e Nicola sono state le prime persone che hanno creduto in noi. È vero. E non me lo dimenticherò mai. Al Florence Creativity. Esatto, di qualche annetto fa. Dice, c'è Nicola che dice che siamo però deleteri per il portafoglio. Dice: a parte gli scherzi, state lavorando molto bene, continuate così, e sono sempre molto eleganti e versati. Salutiamo anche Angela, benvenuta Angela. Ciao, ciao. Angela, grazie, io vado avanti, io mentre tu fa saluti io mi sì, sì, io preparo la scena. Io e, ok, quindi passiamo dopo l'inglese a due scritte in italiano, anche queste che sono proprio, vanno sempre bene, perché comunque la scritta è sempre insieme, quindi... Riprendendo il discorso di prima, sono veramente versatili per l'utilizzo, perché possono essere abbinati veramente a tanti momenti, a tante foto ricordo. Sempre insieme, io ricordo pure Vani e Nicola, sempre insieme, non ci hanno mai lasciato. Quindi infatti. Grazie Vani, grazie Nicola. Quindi prossimamente faremo una foto con Vani e Nicola appena abbiamo l'opportunità di incontrarli e facciamo subito un layout con la scritta. E dice Nicola, dice è vero, dice al Florence eravamo da voi tutti i giorni. Sì, ed sì, è vero. È vero. Io confermo tutte le cose che sta dicendo. Noi sembriamo smemorelli, ma ci ricordiamo. Sì. E Vania dice, sì, Vania, scusami, Angela dice vedo del rosa con gli occhi a cuoricino. È innamorata del rosa, sì. Angela. È innamorata del Se rosa. Se è l'Angela che ho capito io. Sì, è l'Angela, sì. Che hai capito te ed è innamorata del rosa. Ok, andiamo con un'altra frase in italiano, che sono ricordi del cuore. Anche questo è sempre bianco e rosa, quindi anche questo, come si dice, un po' provi a mettere il rosa sul nero? Ti dispiace? No, sul bianco no. Dici si vede meglio? Sì, si vede un pochino meglio, ma, esatto. Vabbè, io come volete, insomma. Ma per carità, è sempre no, rosa, no, regista però. Sei te, quindi... No, è che si no, vedono è che io, i contorni. È che io qua le vedo meglio dal vivo, magari tu che segui certo. Il video le riesci a percepire meglio come verrà visto. E quindi abbiamo ricordi del cuore. E poi, insieme a tutte queste scritte, non ci vogliamo abbinare qualche cuoricino? Sì. E quindi abbiamo fatto un pack, eccolo qua, con diverse forme di cuori, nelle tonalità del bianco, del fucsia. Viola, sì, non è viola, ma è fucsia. È fucsia, va bene, uguale. E di cuoricini, quindi come vedete poi si possono abbinare tranquillamente fucsia o anche il fucsia con questo rosa, quindi anche a seconda poi delle stoffe, della carta che poi utilizzate, ma poi tanto che ve lo dico a fare, siete bravissimi, quindi non vi dobbiamo insegnare niente. Vania ci dice sì, la foto, ok, e quindi sarà fatta. Vania, puoi star sicuro, nel frattempo che fai con questi? Provo a metterli anche un po' sul bianco, perché facciamo vedere bene il contrasto sia di uno che dell'altro. E poi Angela dice sempre bello sia sul bianco che sul nero. Ecco. Quindi vedi, potete fare anche l'abbinamento su bianco e nero. Angela ci ha già suggerito un utilizzo. Sì, avevo già suggerito da parte di Angela. Grande, okay. Angela. Bene, allora,
Io che, mi riprendi di Certo che persona, ti aspetta che riprendo mi di allontano persona, così ti mi riprendo vedi di stasera persona. un po' così, ma tanto sono sempre sconvolta. Quando devi cambiare prodotto, ti riprendo di persona, ti Ah, riprendo a fare le ok. cose, Allora, scusami. tu hai capito che cambiamo prodotto, quindi. Certo, sto Bene. qui di dietro, lo vedo quello che tu fai, no? Non è che posso Allora, dopo gli confondere. acrilici abbiamo fatto anche due nuove serie di buttons che vi vado a mostrare e niente, ve li vado a mostrare, Mentre lei quindi c'è prende la serie di poco da buttons, io aggiungere. ringrazio Vania e dice comunque questa volta vi siete superati. Tutto veramente accattivante. Grazie Vania, Grazie, grazie grazie, veramente. grazie mille. Allora, per i buttons abbiamo fatto, vi faccio vedere da qua, Fa vedere da davanti a là, ci me. pensa lei, lo fa vedere da No, là. vedo che Falla è la stai. regia, No, allora no, falla te. No, 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 intanto falla le te. faccio vedere. No, no, falla te, falla te. Intanto le Io... faccio vedere da lontano e poi ci approfittiamo al tavolo, o no? Mi si è impermalosito il regista, quindi. Non lo so, fai tutto te, allora io me ne vado. Allora, dai, facciamo vedere da vicino questi buttons. E aspetta, gli spacchetto, tanto. Spacchetto, anche questa qua è una serie con il grigio e il rosa con varie tonalità. Eccoci, si vedono? Si vedano? Vediamo un attimo se si vedano. Sei tu la regia. Perché Poi fa tutto questi da sola. sono lucidi e quindi Sono lucidi, ecco, attenzione perché sono lucidi, no, e eh. quindi ci riflette la Quindi ve li luce. faccio vedere un po' così, eh. Quindi sono generici, con qualche generici, e abbiamo optato anche per delle scritte in inglese, che nei buttons ancora non erano presenti, ma adesso usciranno anche un po' in inglese. Così come questa seconda serie, anche questa molto versatile, che non è legata, diciamo, al tema che abbiamo visto finora, ma è un tema generico, e cambiamo un attimo i colori. Quindi andiamo un po' sul Tiffany, sul blu e sul giallo, e anche questi le potenziali si prestano molto bene. Abbiamo le scritte Family, Memories, Friends, Together, Love e Forever. Quindi questi per gli amanti dell'inglese e per diciamo, delle parole molto semplici, senza tante pretese, sono molto molto utilizzabili e, come si dice, versatili. Ok. Esatto. Belli belli, che belli, sono stupendi. Io faccio ringraziare Sì. sì, belle, grazie Angela, grazie Mara, grazie Patrizia, Grazie a grazie tutti, Vania, grazie a tutti. grazie a tutti. Allora, qua abbiamo finito un Effetto pochino cambio. effetto cambio, dimmelo però perché magari mi allontano un po', non vorrei che si spaventassero con questa. Certo, certo, come dire. Allora, poi andiamo, io andrei a prendere altri legnetti che sono invece, vado, scusate, mi tanto, come si dice, sparisco. Lei sparisce perché io le ho detto di fare i legnetti, ma le ha fatto come gli pareva a lei. No, Non l'ha non dovevo fatto fare vedere tutti i legnetti. legnetti, capito? No, perché volevo fare Eh un po' più a sì, tema. certo, fai a tema, vai. Ok, allora andiamo con gli altri. Temizzati. Temizzati, cambiamo un pochino argomento, se no tutti questi cuori, poi la gente, insomma, a cui non piacciono, si spaventa, dice, oh mio Dio, hanno fatto tutto tema cuori e tutto tema amore. Invece no, abbiamo pensato che oltre l'amore c'è pure anche un altro bello sentimento, che è l'amicizia. Quindi abbiamo fatto un set di scritte dedicate proprio all'amicizia, e anche questa c'è una versione in italiano e una versione in inglese. Allora, questo nello specifico, come capirete, è quella scusate, in inglese, e abbiamo il best friends. Devo inclinare un pochino o si vede? Ma più o meno si vedono, dai, Ok, via. best Ci friends penso io. e beautiful friendships, poi friendships normale, l'hashtag BFF, best friends forever. Ok, poi friends forever e special friend. Tutti amici. Tutti amici. Quest'anno partiamo veramente con il 2019 all'insegna delle decorazioni a tema di sentimenti. Ha detto Ornella che siamo uno spettacolo, gli piace da morire come ci becchiamo. Ecco, È un continuo, Ornella, ti posso garantire. quindi questa è la prima serie e poi passiamo alla seconda serie, che è sempre dedicata all'amicizia, però in italiano. Cerchiamo di non scontentare nessuno, anche perché ci fa molto piacere che ci date molti feedback su quello che vi piace, che vi piace meno, e quindi noi cerchiamo anche di, cioè cerchiamo, stiamo a sentire le Ci hanno paragonato a Sandra e Bianello. Angela ha Sandra e detto, Bianello. Diciornella dice sembrano Sandra e Bianello, Ecco. vero? Allora, ecco il secondo set.
Quindi per chi fa i mini album e layout preferisce l'italiano, sempre dedicate alle amicizie. E le frasi sono: gli amici sono la seconda famiglia. L'hashtag è comunque amicizia, un'amicizia speciale. Chi trova un amico trova un tesoro. La nostra amicizia è magica, è vera amicizia. Quindi. C'è chi piace l'hashtag e c'è Vania che dice: ma quante cose avete fatto? E non abbiamo ancora finito, Non Vania. abbiamo finito. Abbiamo fatto tanti prodotti. Mentre voi eravate lì a preparare le vostre card, gli album, le foto per le cose di Natale, noi eravamo qui al chiodo, Claudia sotto frusta, ovviamente, la frusta la tenevo io, e ci abbiamo lavorato Esatto, tanto abbiamo per tirare lavorato fuori tanto queste per queste cose. cosine, ok? Quindi queste, come vedete, vanno bene sia per le ragazze che per i ragazzi, perché poi a volte nel mondo degli hobby creativi, comunque molto nello scrap, si trovano molte scritte con amiche, amiche, vecchie amiche, invece con qua sono veramente, diciamo, universali, quindi vanno bene, non, si parla sempre di amicizia molto generale, quindi vanno bene sia per gli uomini che per le donne. Giusto? Giustissimo. Ok. E poi, sempre per il discorso dell'amicizia, abbiamo fatto, che vi è piaciuto tanto per Natale, le scritte, quelle con il contorno, con la scritta Friends. Qui abbiamo preferito utilizzare l'inglese perché è comunque bisexia, nel senso che va bene per tutti, mentre l'italiano purtroppo abbiamo una lingua che è stupenda, però a volte Amici, amiche. si presta un po' male, quindi qualcuno verrebbe comunque escluso, mentre questo va bene per tutti, quindi abbiamo pensato di fare anche questo perché sulle scritte del Christmas e del Natale dello scorso anno mi sono piaciute molto e quindi abbiamo pensato di riproporle perché comunque si prestano molto per delle shaker, per riempirle, per i layout, per quello che volete. Abbiamo un wow e un bellissimo e bravissimi. Thank you. Grazie. Bene, allora Thank poi. you. Io rialzo No, un non importa, attimo. sono già pronta, sono già Sì, vai, vai pronta. un altro tovisino, vai, riscendo, vai. No! Vai, su e giù. Sembra l'otto volante. Allora, e poi anche per l'amicizia abbiamo pensato di fare due scritte in acrilico. Queste le abbiamo fatte solo in bianco. Sempre però satinato, non è lucido, è quello satinato che utilizziamo ultimamente, che è legami d'amicizia. Quindi anche questo va bene per entrambi i sessi, sia che siete amico amico, amica amica, amica amico. Tutti amici, quindi ho detto tutti amici, non Tutti voglio vedere amici. nessuno. Ok, e poi abbiamo fatto anche una scritta in inglese, rumore del scartoccio, che è Life is better with friends. La vita è Ops. migliore con degli amici. Io Abbiamo traduco anche il per chi non sa traduttore. l'inglese. Abbiamo anche il Sì. La traduttore. vita, diciamo, Ok, è migliore se ci sono gli amici. quindi per l'acrilico, diciamo, questo tema abbiamo queste due scritte che abbiamo fatto però solo in bianco. Ok, poi veniamo su, Certo, cambiamo eccomi, sto proprio. salendo, sto salendo, sto salendo. Vai, ci Vai. sono, perché poi magari sono lui sale, io sono a prendere la scatola. Allora, queste erano un pochino le due serie. Poi abbiamo pensato anche di fare, visto che iniziava un nuovo anno. Quindi il 2019 abbiamo pensato di fare una due serie, cioè una serie, poi una serie che però abbiamo sviluppato sia in acrilico sia in cartonlegno. Perché ovviamente c'è chi preferisce una cosa, c'è chi preferisce un'altra, quindi per accontentare tutti abbiamo deciso di farle entrambe e abbiamo fatto una serie con i mesi dell'anno. Quindi ora ve le mostro, ci saranno delle scritte dedicate ad ogni mese, quindi ideali insomma per i lavori del Project Life, del layout su un album, quindi dove volete però dedicate insomma a tutto il 2019. Un Quindi saluto abbiamo. a Carla, un saluto a Federica. Ciao! E abbiamo pensato appunto di lanciarle adesso proprio perché è iniziato il nuovo anno e quindi quale periodo migliore. Allora, io vado a prenderle, Vai, Bridget non vai, so che fa prendile, e prendile, vado. prendile, tranquilla, prendi queste scritte, fai tutte queste cosine, su. Vai, Vediamo un po', sì, faccio faccio. tanta Allora, roba, guardate, tanta tantarà! roba, tanta roba. Ecco. Tanta roba, perché sono 12 e 12. Allora, queste non so se si vedono oppure spacchetto tutte. Se è possibile facciamo vedere così prima le spacchetti tutte, ci impieghiamo un secolo. Ok, allora, ve le faccio vedere in concomitanza.
mese per me, cioè entrambi i mesi. Forse quelli in acrilico li apro perché non si vedono, perché sono bianchi. Ornella ti dice che ragazzi avete lavorato benissimo, felici noi. Grazie. Grazie. Allora, ecco qua, sono, diciamo la scritta è la stessa, ok, però sì, ci sono sia in cartonlegno che in acrilico bianco, quindi quelle più versatili di tutte, e poi in cartonlegno che potete ovviamente, come sempre, colorare a vostro piacimento oppure lasciare così al naturale se vi piacciono. Allora, tanto questo qui si vedano, io se ci mettete spacchetto sopra della polvere embossing viene uno spettacolo. Ecco, anche perché altri. Diciamo che vabbè, l'acrilico nasce così e quindi rimane bianco. Se vedete, ne apro una, poi ve le faccio la carrellata così vi faccio vedere tutte le tipologie di scritti, come sono vari scritti tutti i mesi. Ecco, sono molto, diciamo, spesse, sono molto cicciotte. Quindi, aspetta, le metto qua che si vede meglio. Quindi anche embossate oppure colorate oppure timbrate danno dei bellissimi effetti, quindi sono fatte anche apposta per essere un attimino non lasciate grezze ma anche decorate. Quindi questo è il gennaio. Un saluto nel frattempo a Monica, ad Agostino, e Carla ci dice acrilico il top. Il top, allora che facciamo vedere l'acrilico? Sì, fai vedere qualcosa d'acrilico, dai. No, io volevo, perché l'acrilico si vede male, però volevo far vedere come erano tutte le scritte dei mesi. Vai. Quindi vi tiro fuori l'acrilico e poi la stessa cosa è nel legno, poi vediamo perché questa sera volevamo mandarvi a cena presto, ma come al solito le nostre dirette sono come dei film ed è per questo che abbiamo una regia di Leandro. Giusto. Allora. Intanto si sente tutto il rumorino di Claudia che spacchetta. Sì, qualcuno mi dice, ma perché non le lasci fuori se tanto le devi far vedere? Perché c'è la bellezza di spacchettare. Perché a me mi piace, come quando apri i regali di Natale, no? Cioè, comunque, anche se c'ha l'effetto spacchettamento, e poi mi piace farvi vedere anche la confezione. Ecco, che comunque sono confezionati nelle bustine. Ok. Allora, questa è la prima, poi faccio vedere anche quelli in cartolegno per farvi la resa. Queste ecco. Come sono scritte, faccio vedere l'acrilico e poi gli altri sei mesi vi faccio vedere il cartonlegno. Ora io però ho la difficoltà di... Tu non ti preoccupare, ci penso. No, io. È che mi scivolano, infatti ci vorrebbe... Se ne infini troppo. Allora faccio così? Sì. Si vedono bene? Certo che si vedono bene. Insomma, non mi piacciono. Non allora. Ti piace. No, perché una si vede... cosa che gli sta... No, si vedono spiaccicate, ecco. Va bene. Scusate, ma sono un po'... ora la regia mi licenzia. È una rompiscatole. Ok, però... Vabbè. No, anche per fare vedere un attimo dritti, ok? Quindi questo è un po' la tipologia delle scritte. Questi sono i primi sei mesi. E poi vi apro gli altri, così vi faccio vedere. Ornella, innanzitutto, vabbè, mentre tu scarti gli altri, ci fanno vedere che si vedevano bene. Ah, ok, ci grazie. Sono molto belle, Ornella. Io lo ricordo tutte le volte, perché capita spesso che esce un po' questo discorso del font. Noi non utilizziamo un font, nel senso che la scrittura che vedete è la scrittura di Claudia, fatta proprio a mano, con la tavoletta grafica e tutto, ma è una scrittura fatta a mano. Non abbiamo un font, non utilizziamo dei font. C'è Claudia che... Solo le scritte, ecco, queste un pochino sì, normali, diciamo, ecco, tipo questo. Però poi standard. Le scritte sotto, diciamo, la calligrafia sono, esatto. Sono io che mi sono un po' dedicata anche a questo hobby ultimamente, anche per sfornare delle cose diverse. Si diverte quindi a fare queste cose, la calligrafia è la sua, nessun font utilizzato. E cioè, quindi mi fa piacere sapere a disegnare dirla sta cosa, visto che ti impegni tanto anche a disegnare, sì, e vari stili e varie tipologie di scritte, perché ovviamente a non tutti può piacere la stessa, quindi cerco di essere un po' come si dice, un po' varia, scusate. Ok, questo è come si presentano invece gli altri mesi. Ovviamente hanno tutte la scritta, cioè sono tutti della stessa grandezza, quindi anche se l'agosto è più corto, comunque ha la stessa grandezza delle lettere degli altri mesi. Quindi qualcuno lo vedete molto più lungo, ma proprio perché sono fatti della stessa dimensione. Ok. Io torno su. Via. Allora, io ho finito la mia scatola
E per stasera purtroppo non abbiamo nient'altro da farvi vedere. Come consuetudine, però c'è la carrellata E c'è la finale. carrellata finale, per chi se la fosse persa. E niente, allora queste appunto sono le due, sono le, scusate, non le due, le due serie dei mesi, quindi niente, avete l'imbarazzo della scelta, sia acrilico o legnetto, oppure qualche mese acrilico e qualche mese legnetto, perché tanto sono presenti tutte, quindi a voi la scelta. Ornella, figurati, lei dice che aveva un piccolo dubbio, dice e ringrazia perché abbiamo puntualizzato questa cosa del fatto che Ah, non utilizziamo le font. E un ok. saluto anche a Sandra. Ciao Ciao Sandra. Sandra. Mentre Vania diceva che non vedeva più nulla, non so perché, forse si era bloccato tutto, non lo so. Non so. Non sappiamo cosa è successo. Ok, quindi niente, questi sono un po' quello che abbiamo, le prime novità del 2019 e del gennaio. Poi, come ho detto all'inizio, durante l'anno ci saranno anche altre nuove cosine che sono già pronte, ma che verranno lanciate un pochino più avanti, e insomma ci saranno delle novità, però adesso non ve le svegliamo, però sarete informati, non abbiate paura. Allora, io Andrei con la direi andrei carrellata, con la adesso con la carrellata carrellata, finale con la dove carrellata ripresentiamo tutti i finale. prodotti. Esatto. Sì, allora andiamo all'indietro, così ce l'ho già qua. Questi sono i mesi che in cartone, oddio, sono i mesi in cartolegno. E delle stesse, diciamo, tipologia di scritta, ci sono anche i disponibili in acrilico. Quindi ve li metto un po' misti. Eh Acrilico sì, soltanto bianco, eh. esatto. Allora, questi sono mesi molto grandi, ve le faccio vedere anche il rapporto alla mano. Sono molto grandi. Ecco, il settembre è un palmo e il giugno, insomma, un po' meno, però sono scritte molto grandi, non sono come le scrittine delle frasi. Ok, quindi in acrilico bianco e in cartonlegno. Ok, allora vado all'indietro. Sì, va indietro, vai. Vado all'indietro, aspetta che ora qui si è, come Ma si puoi anche dice? andare random, ma pure a Sì, no, ma caso. infatti sto solo cercando di Patrizia dice che ha gli occhietti a cuoricino. districare le varie cose. Allora, che ho buttato sul tavolo molto frettolosamente. Allora, per quanto riguarda il tema un po' dell'amicizia, abbiamo la scritta con l'outline, quella con il contorno Friends, e poi abbiamo due serie di scritte in cartolegno. Scusa, Sì, ma scusa io se rido, tanto no, scusa se rido per perché carità. c'è Vania che ha scritto comunque tutto brutto bruttissimo, vi porto un sacco condominiale, vi aiuto a buttare tutto dentro. Grazie Vania. Perfetto, Ringraziamo per grazie, l'aiuto. grazie. Allora, questo è il set delle frasi dedicate all'amicizia in italiano. Con la parte si vede, non ve le leggo. La nostra amicizia è magica. Chi trova un amico trova un tesoro. Vera amicizia, un'amicizia speciale. Amicizia, gli amici sono la seconda famiglia. Olè. Vai, Sembra olè. che ha detto le previsioni meteo. Previsioni meteo molto freddo. Sì, Oh, parecchio poi c'era un comunque, altro dai. set dell'amicizia che però non so dov'è. Eccolo qua, l'ho recuperato. Ok, che insomma si vedano, però per chi ama l'inglese, Beautiful Friendship, Special Friends, poi c'è l'hashtag Friendship, Forever Friends e Best Friends. Sembrava, vedi, potresti fare le previsioni meteo. Oh, poi per l'amicizia abbiamo invece, per quanto riguarda l'acrilico, abbiamo se sentite Sentite che sul. casino che fa con queste cartine? Sta facendo un Scusate, macello. abbiamo legami d'amicizia e Life is Better with Friends. Non mi fare ridere perché se mi prende la ridarella, come si dice, siamo a La cavallo. risaiola, come dici tu. Sì, la risaiola in acrilico bianco. Poi abbiamo le serie dei buttons, che sono due, e che Saluta sono. Claudia che è arrivata adesso. Ciao Ciao Claudia! Claudia, arrivi in tempo per la carrellata. Semicarrellata. Semicarrellata, visto che qualcosa l'abbiamo già presentato. Comunque ricordo, mentre Claudia sistema le varie cose, che poi troverete comunque il video sulla nostra pagina Facebook e tra un po' anche sul canale YouTube, Sì, anche no? sul canale YouTube, questa è un'altra novità che svegliamo qua.
Esatto, abbiamo un canale YouTube che a breve sarà aperto Sarà aperto dove potete ritrovare sempre dirette e anche dei video con creativi con tutorial. tutorial, quindi diciamo tenete d'occhio, vi informeremo sulla pagina Facebook, che fra pochissimo potrete vedere anche dei fantastici video del nostro DT creativo che vi spiegheranno alcune cose, vi daranno alcune idee. Quindi a breve saremo anche su YouTube. Non riuscirete a liberarvi Di di noi noi tanto facilmente, tanto ecco. facilmente. Allora, queste sono le due serie di Buttons. Io sto ferma e Leandro ci pensa lui, ha detto fa tutto lui. Faccio tutto io, fermati. Stai buono con quelle manine piene di dita, Sono che tu immobile. fai un casino, ok, vai. Vai. E queste sono le due serie di Buttons. E poi abbiamo, vediamo un po'. Allora, l'acrilico ora riapproccio il black and white. Un saluto anche a Mary che dice wow, quante meraviglie! Ciao Ciao Mary. Mary! E poi dice, alle scritte con l'hashtag sono carinissime e c'è Claudio che ci dice che meraviglia! Mi Grazie, grazie ragazzi piace e questo fare queste ragazze. cose in diretta, abbiamo tanta gente, tante ragazze con gli occhi a cuoricino. Ok. Perché Abbiamo. sono in tema Certo! con la cosa. Quindi queste sono le scritte in acrilico, sempre insieme. Io sto ferma, ma mi scivano tutte. Devo trovare un sistema per fare queste. Sempre insieme. Forever and ever. Ricordi del cuore. Hugs and kisses. Baci e abbracci in versione super curiosa e poi la serie dei cuori da abbinare a tutte le scrittine in acrilico oppure anche al cartolegno. Che Che fatica, eh? fatica! Allora, visto che parliamo di posso far vedere una cosa, visto che abbiamo Porca parlato miseria, puoi farmi vedere tutto il che tu dell'abbinamento vuoi. cartolegno acrilico. Ci mancherebbe altro che Ok, non tu possa far questo vedere le fa vedere che comunque le due cose possono convivere molto bene fra loro. E come vedete, qua ho fatto un piccolo ring album dove c'è il prodotto, questo qua del Tris, okay, che l'ho utilizzato proprio per fare la copertina e ci ho incollato sopra il cuore acrilico. Quindi dimmi che devo fare. Vai, vai, tu continua. Ok, quindi vedete che anche le due cose Non non per sarai mai forza, un'attrice. ma Perché tu ti infatti. devi preoccupare di dire le Ah, va cose, poi ci bene. pensa la regia a inquadrare. Ok, quindi potete, ecco, per farvi vedere che comunque potete mixare molto bene anche il cartolegno con l'acrilico, con gli elementi di acrilico. Quindi potete fare un po' di. Ho fatto questa copertina, poi per farvi vedere anche i bannerini, che ora vi vado a vedere, possono essere anche utilizzati magari anche in questa maniera come delle piccole freccettine anche per togliere. Ok, da delle bustine. Per esempio, e poi niente, potete fare anche il discorso delle scrittine. Potete mettere, vedete che anche amo questo momento si presta molto bene perché poi ci indicate una foto e quindi è adatto per qualunque tipo di album oppure di layout. Oppure potete anche per sempre mixare, come vi dicevo, l'acrilico con il legnetto. Potete fare anche una decorazione, diciamo, io le chiamo perché non so se hanno un nome tecnico, diciamo a doppio livello, dove praticamente c'è una decorazione e poi l'altra che vi va sopra lo completa. Quindi si apre, però rimane il cuore, però poi quando è chiuso vedete che comunque il cuore completa e si armonizza con la scritta. Ok? Vado? Quindi niente, questo era un piccolo esempietto. E quindi vi ho fatto vedere appunto questo qua che era il Tris del Tris Baci Abbracci e poi avevamo sempre per Baci Abbracci i due maxi che anche voi potete utilizzare per delle copertine oppure anche per fare scusate le spalle dei piccoli anche home decor e quindi si prestano molto bene ad essere decorati. Io volevo salutare Sara, dice buonasera, scusate se sono arrivata tardi. Ciao Sara! Ciao Sara, dice, lo avrete magari già detto, dice, ma quando saranno disponibili queste scritte? Queste cose? Come sempre, quando finisce la diretta, il tempo di attivare il sito e saranno disponibili. Quindi diciamo in media un 10 minuti circa da che finisce la Esatto. diretta. Le potrete già trovare sul Ok, sito.
Quindi questo era un pochino per farvi vedere anche che i maxi possono essere utilizzati anche per dei piccoli home decor, per dei quadretti oppure per fare anche un pensierino e sono molto carini perché comunque si prestano ad essere timbrati anche essendo abbastanza grandi per diciamo essere completati con altri elementi che possono essere delle timbrate o altri elementi, altri legnetti o insomma quello che avete a disposizione e che vi piace mettere insieme. Poi, sempre per quanto riguarda, quindi questo è un altro esempietto, questa cosa degli esempietti, Facciamo tanti esempietti, tanti vai. esempietti. Allora, e poi abbiamo per finire, sentite che bello il rumore dell'acrilico, i ballerini che vi ho fatto vedere all'interno dell'albumino, che sono queste qua, love kiss, cuoricini, sempre il baci abbracci, l'amore i baci. E poi le due serie di scritte. Che qualcuno avete visto anche dentro l'albumino, tutto io, Sì, infatti. ma è una cosa dei Toscani, Sì, è tipica comunque, toscana che questa fanno tutto cosa. io, sempre dedicato un po' all'amore, ma in senso molto ampio. Quindi amo questo momento, baci e abbracci, le cose che amo, amore senza fine e fai ciò che ami, che è molto importante. Certo. E poi ultimo, che è stato Ultimo, ma non ultimo, No, ultimo, per un certo di importanza. esatto, è quello in inglese, con le scritte Only Need Is Love, Things I Love, Love Memories, Do What You Love e Love Always, che, detto, sono molto generiche e possono essere utilizzate anche per fare, non so, delle piccole carte anche un po' motivazionali, anche da regalare, tipo imbossandoli proprio già con la frase, vedete che anche con un semplice sfondo si completa molto velocemente la carta e quindi può essere anche una cosa un po' motivazionale, Ecco, giusto? motivazioniamoci tutti. Ok. Io non ho più voce perché quando faccio la carrellata per farla proprio tipo in tempi strettissimi parlo, poi arrivo alla fine e non ho voce, ma credo insomma di essere stata, spero, chiara di aver fatto vedere tutto nel migliore dei modi e comunque tanto se avete dei dubbi su dimensioni, materiali, trovate tutte le informazioni sul sito e poi noi siamo sempre a disposizione, basta che ci scriviate un messaggio o un'email e noi vi rispondiamo. Un saluto a Eleonora che è arrivata adesso. Ciao Ciao Eleonora, Eleonora, benvenuta. ciao, Abbiamo chiuso però abbiamo chiuso. abbiamo presentato già tutti i prodotti, compresa la carrellata e niente, comunque E fra quindi 10 adesso minuti circa li sì. Quindi troverete tutti sul sito, tutti disponibili e il video sarà disponibile a breve appena sarà terminata la potete ridiretta, quindi rivedere potete il vederlo. video tranquillamente, anche più velocemente, le parti che non mi interessano, dove io e Leandro facciamo Sandra e Raimondo, potete anche Ma secondo me invece, secondo me sono le parti che saltarle. interessano di più, perché sembra un po' una sceneggiata, le nostre dirette sono un po' così. E noi siamo così, come si dice, siamo così e quindi cerchiamo di essere noi stessi anche nelle dirette, perché insomma ci piacciono le cose vere e fatte con passione. Quindi, Io come al solito questo saluto in ordine sparso sì, cercando di ricordarmi tutti, sì. Sara, Angela, Eleonora, saluto Ornella, Vania, Nicola, Daniela, Agostino. Patrizia, poi vediamo un po' se mi ricordo qualcun Io altro. faccio il Emma, mimo del saluto sì, un intanto, eh. saluto ad Emma, un saluto a Carla, che non mi ricordo se ho già detto, Ermelinda, se non ricordo male, Linda, o Linda come dicevano tutti, e come dice Lorenzo, come diceva tutti Renzo, Renzo, proprio così. esatto. Se mi sono dimenticato qualcuno, saluto Claudia, saluto Monica, E tutti e quelli se mi sono insomma. dimenticato qualcuno, scusatemi, ma siete sempre tanti e non ce la faccio a E ricordarmi di tutti. esatto, quindi niente, vi ringraziamo tantissimo per averci seguito e per l'entusiasmo che avete mostrato per i nuovi prodotti. Quindi vi salutiamo e vi diamo comunque appuntamento sempre sulla nostra pagina Facebook che dove vi diamo le notizie, quindi quando ci sono le dirette, sul nostro blog dove le creative del nostro DT fanno sempre delle cose molto belle con i legnetti e con gli acrilici. Quindi vi invitiamo anche a seguirlo e presto, insomma, anche su YouTube. Quello su Che YouTube. presso YouTube, come dico io, e, insomma, con i video sia delle dirette, sia di presentazione dei prodotti, sia poi anche, come ho detto prima, delle tutorial, presentazioni, insomma, ci saranno tante cosine interessanti. Va Quindi bene. niente, vi ringraziamo, vi salutiamo e vi Buon mandiamo a cena aperitivo e ad un buona orario cena. decente. Ciao e grazie, alla prossima. Ciao a tutti, ciao Ciao! ciao.